Benissimo cari amici, felici che anche se è inverno, grande gelo, Ustia. Però la serenità, la contentezza non deve mai mancare. E dove la troviamo? Nella natura. Nella natura e vediamo, notiamo cosa abbiamo oggi. Il fiume Adda. Mauri, quindi... L'Adda che è abbastanza in piena. E proprio sì, con un tempo così sembra un fiume di montagna, proprio guarda che roba, effettivamente è di montagna, arriva dalla monte, sì. Però vederlo così, porco di quel cane, impetuoso, da qui fa un po' paura. Mette... Anche notare questo verde che poi va verso il bianco, no? Verde, azzurro, bianco, notare sì, Mauro. Sì, sì, dà quel senso proprio delle acque di montagna. E che dire, Mauri, dove siamo oggi? Siamo alla praticamente di Concesio. Sì, qua c'è anche un bellissimo santuario dedicato alla Vergine Maria e naturalmente l'Adda, L'Adda il fiume Adda che si accoglie. Allora, il bello della pianura dell'Adda, cosa possiamo dire? Assolutamente è rimasta tal quale nei secoli. L'Adda fu riprogettato da Leonardo da Vinci anche per far passare i barconi mercantili e rimane nei secoli inalterato. Viene risistemato il fiume e rimane tal quale. E noi andiamo a Crespi d'Adda. Crespi d'Adda, un villaggio Crespi operaio. Crespi d'Adda, il villaggio operaio. E vediamo quindi questa panoramica veramente spettacolare, da spettacolo, sull'Adda. Quindi dicevamo, un fiume rimasto alle opere idrauliche di Leonardo, tanto che valevano queste opere idrauliche, cioè opere relative al flusso dell'acqua, che nel tempo è rimasto inalterato il lavoro di Leonardo da Vinci. E questo è il fiume Adda che oggi ci accoglie, qui in un graditissimo posto, a questo santuario, e è benissimo, e si continua. Si continua. Verso Crespi d'Adda. Al villaggio operaio e tutta la zona. Le opere idrauliche di Leonardo da Vinci. Qui a fianco al fiume che portano l'acqua da una parte all'altra in queste canaline per mantenere tra un canale e il fiume una certa altezza, sempre uguale. Quindi l'acqua in più viene portata via. Quello deve essere il naviglio, martesana evidentemente. E la natura non può mancare, bellissime piante di sicri qua sul fiume Adda. Adda.
c'è, ma tra domenica e lunedì. Adesso il Mauri risponderà al quesito. Vediamo. Mauri, sei pronto al quesito? Prontissimo. Sei pronto alla domanda? Vediamo. Siamo la qui. La busta 1, 2, 3. Gentili telespettatori, alla centrale idroelettrica. Centrale siamo qua a Crespi d'Adda, sul fiume Adda. Allora, una sola possibilità di risposta. Sì. Abbiamo studiato la storia. Praticamente il progettista, l'architetto della centrale idroelettrica dell'Enel. Abbiamo studiato una domanda sull'architetto. È preparato sull'architetto della centrale idroelettrica? Proporrei la domanda di riserva. Si è preparato? Vediamo se riesco a rispondere. Mauri, sei preparato? Vediamo. Ok. Quanti secondi c'ho? 2 secondi e mezzo. 2 secondi e mezzo, ossia un po' poco, comunque dai. Quindi, quanti cani aveva l'architetto della centrale dell'Enel? La centrale idroelettrica. 5. Sbagliato! No, di quella miseria. Non mi veniva. L'architetto aveva 3 cani. 3 cani. Il famoso architetto 3 cani. L'architetto della centrale idroelettrica aveva 3 cani. Pensate. Però, poi ne sa di cose geni, eh. Allora, cari amici, in realtà, se ci pensate un po', è una battuta... così, una battuta per ridere un po', per ridere, per drammatizzare. Si scherza un po' anche questo 2021 che ci porta ancora dopo un anno intero queste cose, sperando veramente in un 2021, che poi il 2021 iniziava il 12, oggi è 12. 12 di febbraio. 12 febbraio 2021. News di oggi, Mauri? Che col vecchio calendario, allora noi usiamo tu il calendario cinese? Allora noi usiamo, sì Mauri, i calendari, non solo quello cinese però, tutti i calendari antichi. Allora noi usiamo il calendario che parte dal 1 di gennaio. Esatto. I vecchi calendari partono più tardi in base alla luna anche. Quindi ogni anno partono da una data diversa. Alcuni antichi calendari partono dal 12 di febbraio e oggi è il 12 febbraio 2021. Perfetto. Anno per la simbologia cinese, anno del bue di metallo. Anno del bue. Anno del bue di metallo, che speriamo ci porti bene e finalmente che ci tolga queste cose. Anno del bue di metallo. Simbologia bene. Cinese. Da Gennaro Giolmini, Mauri Urbez, si continua a Crespi d'Adda. Fantastico, bellissimo, ci stiamo avvicinando. Fantastico, il castello dell'imprenditore Crespi. È una villa ma è fatta a castello. Praticamente la cosa fantastica qual è? Che giustamente gli imprenditori hanno avuto da dire che cosa? Beh, a parte salire... Attento Jenny, che si sfida. Sono prima salito, ho ceduto il mattone e sono finito per terra. Allora, cosa hanno voluto fare gli imprenditori? Giustamente davano lavoro e se lo godevano anche, si godevano la vita. Allora, qualcosa più bella... Anche se non era più il tempo dei castelli, ma il castello richiama sempre, ecco che la villa veniva a castello. Ed ecco il castello del signor Crespi. Il castellano. A Crespi d'Adda. Che naturalmente hanno messo questa frazioncina sul fiume Adda il loro nome, Crespi d'Adda. E adesso andiamo a visitare. Il castello e la Filanda, le tipiche case operaie,
degli operai che lavoravano appunto qui. Villaggio operaio deve contenere tutto, deve avere tutto. Quindi, come c'era il lavoro, così ecco la scuola. Abbiamo la scuola, abbiamo la chiesa, certo, e abbiamo anche tutto ciò che serve, i vari... Quindi Mauri, villaggio operaio, hai visto? C'è tutto. Quindi non solo il lavoro, ma anche ciò che serve per vivere. La comunità operaia, no? Adesso c'è un bar, evidentemente ai tempi che era meno moda il bar, poteva esserci tipo un alimentari, una cooperativa d'alimentari. E... bene, andiamo a scoprire tutta la zona. Permettetemi di dire, cari amici, permettetemelo, ripeto, il mondo del lavoro. Cioè, qualcosa più sublime, a me Mauri, questo è da dire. Cioè, i miei praticamente capi reparto, veramente tutti, sia la Whirlpool dei frigoriferi, e sia dove ho lavorato, e sia in altre varie fabbriche che ho lavorato, quando il lavoro c'era, mi dicevano sempre: Gennaro, tu lavorerai sempre perché ti piace lavorare, sai lavorare. Perché poi naturalmente sul lavoro si devono trovare, non si dice mai problemi, si devono trovare delle soluzioni. Soluzioni, sì, i problemi no. Perché i macchinari, ogni tanto, grandi macchine, io ho usato anche macchine da stampo, delle celle frigorifere all'interno del frigorifero, non sono per niente facili da manovrare, anche con il computer e tutto. Eppure ce l'ho sempre fatta. Quindi, permettimi Mauri, sì, di dire il mondo del lavoro, perché è qualcosa che rimane. Dopo tanti anni di fabbrica, e noi lo possiamo dire, con piacere tanti anni di fabbrica, perché non è una cosa brutta, è una cosa bella. Fare l'operaio bisogna essere felici, perché l'operaio è uno che sa lavorare con le mani, sa lavorare con la testa. Esatto. Ebbene, a questo 12 di febbraio 2021, a Craspidadda, e a questo punto panoramica su ciò che era la fabbrica, la filatura del cotone a Craspidadda. Ok, guardate che roba, va, come erano le strutture, come erano le fabbriche. Adesso ci mettono quattro pezzi, sì, di cemento, adesso sono e tutte invece decorate. C'è anche una parte artistica molto bella, ci sono varie parti artistiche, anche l'arte in cotto, anche color mattone, proprio i mattoni lavorati, quindi qua si tratta di mattoni lavorati, sono lavorati in maniera artistica. Sì, infatti, faccio uno zoom su quella parte lì, perché adesso vediamo proprio la parte artistica. E vedete? Guardate. E non poteva mancare in una società che aveva tutto, chiaramente la parte vitale, la parte del lavoro e la parte del mausoleo, la parte quindi finale, la parte finale dell'esistenza, infatti, di ciò che è il dopo. Ciò che è il dopo è il prima e il dopo, cioè. E cari amici, qua a Craspidadda, ciò che è, quindi
la vita di là e quindi qua l'ultimo saluto, la fine di ciò che è tutto. E naturalmente i signori Crespi si sono fatti un mausoleo e siamo ovviamente al cimitero di Crespi d'Adda. Volevo dire alcune cose, volevo fare un piccolo ragguaglio, un piccolo discorso. Allora, praticamente, vedete che ci sono tante piccole tombe? Perché queste piccole tombe? Sono di tombe soprattutto di bambini. Perché qua, in un certo periodo, l'acquedotto di Crespi d'Adda venne preso da un batterio che causò soprattutto la morte di chi aveva poche difese immunitarie, cioè dei bambini. Si ammalarono i bambini e finirono qui i bambini. Purtroppo quindi, assolutamente logico, ed è giusto che sia, mi ricollego al corona, che sembra una cosa incredibile. In realtà la vita sulla Terra c'è anche grazie ai batteri, grazie alle muffe, grazie ai lieviti, grazie ai funghi, e quindi naturalmente tutto è ciclico. Ogni tanto, purtroppo, come accadono tante belle storie di vita, ci sono anche queste storie lacunanti. Quindi non è una cosa nuova questo corona che ci mettono chiusi. In realtà c'è da sempre questa situazione. Va così. C'è la vita, allora perché c'è la vita? Perché c'è sempre qualcosa di contrario. Tutto ha un suo contrario. Se una cosa è vera, c'è un suo contrario. Quindi come c'è la vita, c'è la morte. E adesso andremo a visitare il mausoleo, anche come valenza artistica. Quindi Mauri, dopo questo doveroso richiamo a situazioni anche trascorse, storicamente attestate, adesso ci rechiamo verso una parte anche di valenza artistica. Per l'ultima parte dell'avventura dei Crespi, ecco il loro mausoleo. Mauri cerca, presento i fantasmi. Forse sarà una corrente libera, boh. Sarà una corrente libera. C'è sì, no? Diciamo che qui c'è qualcosa, sì, intanto la pigiama non si sa che cos'è, non si sa che cos'è dovuto, non so se è dovuto a qualche corrente libera. Infatti, come sono salito, ho diciamo così notato che ogni tanto scattava, però non so se è perché c'è qualcosa, non so più. Vediamo un attimo, c'è qualcuno che può fare questo, magari sarebbe uno scoop giallo sensazionale, ma fa niente Mauri, vale la valenza artistica, la valenza anche vitale di questo luogo, perché questo luogo è l'ultimo luogo, come c'è la vita, ci sono anche luoghi così. No, non c'è, dovrebbe essere niente, forse la corrente libera, però questo è il mausoleo. È importante la storicità del luogo. E naturalmente la valenza della porta, quindi parliamo di un mausoleo. Parliamo quindi di una porta che non per forza deve essere aperta,
anche un simbolismo questa porta. Naturalmente dentro ci sono le tombe della famiglia Crespi, degli imprenditori di qui, però anche questa porta, il simbolismo delle porte di questi mausolei, è la porta con l'aldilà. E quindi fanno simbologicamente come un simbolismo per far capire l'unione tra ciò che è il terreno e ciò che è il mondo dei morti. Ed è così. Ed ecco quest'unione con vari simbolismi. Potrebbe essere anche la terra con gli oceani, poi lì delle piante di archi antichi e naturalmente abbiamo parlato della storia di come andò con le situazioni che si andò a creare per colpa dell'acqua che era infetta. E questo, pensate, nel 1800. E lì lontano il panorama addirittura delle Alpi. Delle Alpi che si vedono un po' così perché si vede tutto bianco. Sì che... e... i nostri monti, le Alpi della Valtellina sicuramente. Eccolo qua. E anche questa volta, cari amici, ce l'abbiamo fatta. E quindi da Crespi d'Adda al villaggio operaio di Crespi d'Adda, Gennaro Gelmini e Mauri Urbex, al 12 di febbraio 2021. Like. Mettete, se potete, se volete, un like. Sarebbe l'ideale. Iscrivetevi. Iscrivetevi e andiamo avanti con la nostra arte. Andiamo avanti. Benito. Con la nostra arte. Andiamo avanti con anche l'arte. Nel 2021. Anche nel 2021. Perché, cari amici, o si fa o non si fa, o c'è tutto o c'è niente. Infatti. Se dobbiamo decidere, perché c'è solo questa decisione, se dobbiamo decidere far tutto, fare niente, facciamo tutto. E facciamo arte. Arte, giustamente. Ciao cari amici. Ciao a tutti.